No, gira di qua, gira un mondo, però cosa sto iniziando a vedere. Ci sta, ci sta. Ci sono due, due per prendere il processo. Precisione. Beppe Battaglia, presidente della Federazione Nazionale di Subbuteo. E, siamo qui proprio a casa tua, Beppe, con due campioni di subbuteo che si apprestano a disputare un torneo internazionale. Adesso stanno evidentemente facendo un allenamento. E, Beppe, siamo qui perché la nazionale che tu, di cui tu sei presidente è reduce da un campionato mondiale in cui praticamente avete vinto moltissimi titoli. Ci vuoi illustrare appunto quali sono stati i titoli che avete vinto e com'è stata questa esperienza? Esperienza esaltante sia dal punto di vista personale che dal punto di vista prettamente sportivo. Abbiamo giocato, dove avete disputato i campionati? Abbiamo giocato questi campionati mondiali in Belgio, e dove praticamente su 12 titoli mondiali da assegnare ne abbiamo vinti ben 8, consolidando quella che è un po' la tradizione del subbuteo calcio tavolo italiano a livello internazionale. I migliori giocatori sono da sempre in Italia e continuiamo fortunatamente a dimostrarlo. Abbiamo vinto praticamente 4 titoli individuali, Under 12, Under 15, Under 19 e Veteran, che è la categoria degli Over 40, mentre a squadre abbiamo vinto sempre Under 15, sempre Under 19, sempre Veteran, però in più abbiamo vinto anche il titolo più prestigioso, che è quello dell'Open a squadre. Tra l'altro sia Open che Veteran, due partite sul filo di lana, perché si sono concluse tutte e due al sudden death, che sarebbe il corrispondente del golden goal, del vecchio golden goal del calcio. Sono state praticamente delle partite con grandissime emozioni, grandissime palpitazioni che tra l'altro hanno avuto numerosi capovolgimenti di fronte durante lo svolgimento, per cui ancora di più è stata più esaltante la gioia, più esaltante la vittoria per come è stata sofferta. Infatti prima si parlava di palpitazioni a questo sì, tipo sì. Mondiale, e vedo che appunto io, che non sono proprio un esperto, comunque c'è grande dinamismo intorno al tavolo, ci vuole in qualche modo anche sì, una sorta di preparazione atletica. Beh, ci vuole innanzitutto un grosso allenamento dal punto di vista della destrezza. Questa mi è un po' distratto. Bisogna avere reattività nelle gambe e nelle dita, e soprattutto tanta concentrazione, perché è un gioco dove la distrazione, soprattutto quando si comincia a giocare a livelli un pochettino più alti, la distrazione viene subito punita. Ecco, poi tra l'altro stai vedendo, insomma, loro praticamente sono due tra i giocatori più forti al mondo, quindi non neanche a livello nazionale, per cui diciamo che lo spettacolo è quasi garantito. Il subbuteo in questo momento sta vivendo una rinascita, perché stiamo avendo degli incrementi notevoli, anche inaspettati se vogliamo, da certi punti di vista, sia a livello italiano che proprio a livello mondiale. E in Italia abbiamo avuto, per esempio, quest'anno rispetto alla stagione scorsa, abbiamo avuto un incremento di quasi il 10% come numero di club affiliati. E dal punto di vista del riconoscimento sportivo, in questo momento il subbuteo è ancora un gioco. E anche se noi praticamente, come accennava Stefano, adesso ci siamo appoggiati a un ente di promozione sportiva e abbiamo praticamente raggiunto il requisito minimo di 1000 tesserati e di 60 club, che ci consentirà a brevissimo di entrare nell'osservatorio del CONI per essere poi riconosciuti dopo un certo iter come disciplina sportiva associata. Quindi alla stregua, che ti voglio dire, degli scacchi, delle freccette, del biliardino, quelli che oramai comunque si vedono come sport sui canali satellitari in TV. Quindi per noi già sarebbe una cosa del genere, per noi già sarebbe un grossissimo risultato, oltre che sarebbe un ulteriore volano poi
per espandere sempre di più questa disciplina qui del mondo. Quello che però stiamo adesso noi cercando di fare, stiamo cercando di impostare, è creare intorno alla nazionale un interesse tale che possa diventare veicolo di traino per la diffusione del nostro gioco. Quindi impostare una nazionale che cominci a fare anche delle esibizioni in alcune situazioni particolari che lo consentono. Quindi mandare in giro l'immagine della nazionale come l'immagine del subbuto italiano, che comunque è ancora il più importante del mondo. E per quello che riguarda Foggia, l'anno scorso abbiamo centrato la promozione in Serie C. Quest'anno ci siamo rinforzati con un elemento di esperienza che viene dalla Sardegna, e obiettivo minimo sarà la salvezza. Poi la palla è rotonda anche nel subbuteo e non solo nel calcio, quindi può succedere di tutto. Noi abbiamo la nostra pagina Facebook, abbiamo l'account Twitter Subbuteo Foggia, pagina Facebook Foggia Calcio Tavolo, abbiamo il sito internet che è wordpress.foggiacalciotavolo.it, quindi siamo contattabili via email a foggiacalciotavolo@gmail.com e noi praticamente ci riuniamo almeno una volta alla settimana per giocare, per allenarci e quindi per coinvolgere persone. Detto questo, al di là diciamo della nostra sede, adesso stiamo preparando un progetto per portare un po' dei nostri tavoli in giro nei locali foggiani, in maniera tale che anche lì nell'ambito della settimana ci potrà essere uno o più giorni in cui i ragazzi possono quantomeno curiosare con molta tranquillità e avvicinarsi a questo gioco che poi di gioco comincia ad avere anche molto poco, diciamo, sta diventando quasi uno sport per l'impegno e la concentrazione che richiede per giocare ad alti livelli.